Sono con noi il dottor Mario Lorini, presidente di ANEC, di seguito la dottoressa Marina Marzotto, presidente di AGICI, Associazione Generale Industrie Cine Audiovisive Indipendenti, e infine in rappresentanza della rete Cinema Indipendente Mario Perchiazzi, Maurizio Sciarra e Antonella Faretta. Procediamo con ANEC. Dottor Lorini, prego, ne ha facoltà. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Tengo subito a sottolineare che questa è una proposta di legge che non ci ha visto protagonisti, però abbiamo ritenuto utile, pur nella situazione che attanaglia un po' le imprese cinematografiche, nel senso delle sale, che quindi, come saprete, sono impegnate a 360 gradi per trovare una via d'uscita, dare il nostro contributo perché questa proposta di definizione del produttore indipendente, quindi come garanzia di una pluralità culturale, anche in virtù della necessaria promozione delle opere culturali europee e italiane, riteniamo che possiamo dare assolutamente il nostro favore a che si addivenga alle modifiche proposte, su cui non entriamo precisamente nel merito, ma perché riteniamo proprio che salvaguardare in un'ottica proprio come definita nella prefazione al disegno dell'eccezione culturale, soprattutto per favorire la diversità culturale, credo che la sala cinematografica il suo assenso lo debba sempre dare. Quindi riteniamo oltretutto che anche da alcune indagini, da alcune ricerche che abbiamo recentemente anche osservato sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti e credo anche però nel nostro paese, in questa difficile ripresa del mercato abbiamo visto come molte produzioni, come dire, ultranazionali, grandi film, grandi marchi hanno trovato più facilmente il favore del pubblico, mentre proprio per favorire la diversità culturale ci sono molte opere indipendenti che fanno fatica probabilmente anche per un diverso approccio che dovrebbe essere preso nei confronti di un certo tipo di pubblico, probabilmente un pubblico che frequenta più il cinema medio, il cinema di qualità, un pubblico mediamente più adulto che forse da questa pandemia e anche da una cattiva comunicazione che c'è stata un po', diciamo, durante tutto il periodo, oggi fa un po' più fatica a tornare. Quindi vediamo e apprezziamo, quindi volevamo dare il nostro assenso a questo rimarcare, il ricercare veramente la figura dell'impresa indipendente nelle sue definizioni e anche quindi favorire che ci siano diverse intensità d'aiuto, come sono un po' proposte nella definizione, ad esempio, delle imprese cinematografiche audiovisivo indipendenti di primo o di secondo livello. Ecco, sostanzialmente il nostro era questo favor, questo apprezzamento e questa condivisione su questo procedimento, perché crediamo nella centralità della sala, ma che ovviamente è il nostro primo obiettivo, però è una sala che ricerca un pubblico, deve trovare la maggior diffusione della diversità delle opere e affinché appunto venga salvaguardato un sistema che oltre che industriale deve avere al primo posto la parola culturale. Io per questo vi ringrazio e rimango per quanto possibile in ascolto. Grazie Presidente. Per l'Associazione Generale Industrie Cine Audiovisive Indipendenti, la Presidente Marina Marzotto. Ne ha facoltà. Buongiorno, ringrazio gli onorevoli senatori e la Commissione. Noi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci col senatore Verducci, in fase di scrittura dell'iniziativa del disegno di legge 2147, che troviamo molto interessante. Io vorrei entrare un minimo in merito, in quanto appunto rappresentiamo non solo la produzione indipendente, ma un gran numero di aziende in fase di start-up e siamo i principali rappresentanti nel settore dell'imprenditoria giovanile. Quindi già dal 2014 in realtà siamo impegnati in forum e convegni che cercano la definizione del produttore indipendente.
Questa è la proposta della definizione della distinzione tra produttore indipendente di primo livello e di secondo livello ci pare in linea non solo con le esigenze della pluralità creativa richieste dal legislatore europeo, ma con reali esigenze di mercato dove il consolidarsi di posizioni dominanti non giova all'industria e tantomeno al consumatore. Noi non dobbiamo dimenticare che la produzione indipendente non è un suo disonno figlio di un dio minore, ma è anche quella che in Italia ha creato oggi Paolo Sorrentino piuttosto che un tempo Moretti o Garrone, quindi i nostri campioni. Non possiamo però immaginare di creare una classe A e una classe B di produttori come di produzioni, ovvero di prodotti. E in questo AGCI si è sempre espressa molto chiaramente. Il legislatore non dovrebbe difendere piccole riserve indiane quanto permettere a tutti di competere ai massimi livelli. E a questo va veramente il nostro applauso perché troviamo che nello specifico questa proposta di legge stimola i produttori indipendenti di primo livello ad alzare i budget di produzione. Vediamo per esempio la revisione dell'articolo 15, realizzando opere più competitive sui mercati internazionali, ma anche sul mercato domestico, come segnalava giustamente Lorini. Sta molto soffrendo anche proprio il cinema italiano. Vorremmo però tornare allo spirito che guidò la riforma della legge sul cinema audiovisivo col DDL 220, l'intento che fu condiviso all'epoca dalle associazioni nel dedicare diverse linee di finanziamento ad azioni di mercato che garantissero la pluralità così come lo sviluppo. Perché se c'è necessità di dare una massima definizione a quello che è l'industria indipendente, non dobbiamo nemmeno chiuderci alla possibilità di creare campioni nazionali e soprattutto di far crescere le nostre industrie nazionali. Iniziamo dall'esamina del tax credit, che è stata la grande rivoluzione finanziaria del settore, che in un qualche modo oggi rappresenta la croce delizia di ogni produttore indipendente. Il credito d'imposta è stato il massimo motore di sviluppo del settore negli ultimi anni. È uno strumento peraltro adottato in tutti i paesi europei e rappresenta in primis una leva competitiva e di attrazione non solo di capitali esteri sul territorio italiano, ma anche di opportunità di coproduzione, quindi di internazionalizzazione delle nostre produzioni. A nostro avviso, ha poco a che vedere con l'eccezione culturale e ribadiamo, come abbiamo fatto anche in precedenza, che forse dovrebbe essere gestito interamente e unicamente come strumento di sviluppo. Così come avviene ad esempio in Belgio, direttamente attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Finanze. Come qualsivoglia leva finanziaria, la fruibilità deve essere certa, le regole poche e chiare, l'accesso rapido, il controllo ferreo. Le micro e piccole imprese di credito hanno nel credito d'imposta un vantaggio, ma che diviene anche un problema qualora non sia fruibile nel periodo di spesa. A cominciare almeno dalle settimane di preparazione. I tempi e le scarse opportunità di cessione del credito, soprattutto nel caso di somme sotto i 200.000 euro, divengono spesso un cappio finanziario per le piccole imprese. Servono step intermedi di rendicontazione, servizi a sportello, in generale una gestione più dinamica. Un'opera può maturare il 40% di credito d'imposta sulle spese certificate, ma di fatto sviluppa circa un 20-22% di utilizzo nel periodo di produzione. Il restante 20% diventa un problema sostanziale di cash flow per la piccola impresa, con scarso accesso al credito. Per questo ci siamo battuti e continueremo a batterci per il mantenimento del tax credit esterno, che invece garantiva un cash flow reale, una tipologia di credito d'imposta che suggeriamo di rifinanziare dedicando gli investimenti esterni ad esclusivo beneficio dell'impresa indipendente di primo livello. Inoltre ci battiamo per un'aliquota differenziata sul tax credit alla distribuzione
che garantisca la massima aliquota ai progetti cosiddetti difficili e supportati da contributo selettivo. In quanto strumento di sviluppo, il tax credit non dovrebbe però, a nostro avviso, essere riservato alle imprese indipendenti di primo livello, quanto modulato in un'ottica di competizione europea e territoriale per l'attrazione degli investimenti, ma senza dimenticare l'istanza del film difficile, le opere prime e seconde, i documentari, i cortometraggi e l'animazione, che dovrebbero essere sempre sostenute con la massima intensità di investimento da parte dello Stato. Qui arrivo a una seconda linea di contribuzione prevista dalla 2020 e analizzata anche da questo disegno di legge, i contributi selettivi. A differenza del credito d'imposta, lavorano invece pienamente sull'eccezione culturale. Come tali erano stati immaginati come il primario contributo al cinema e all'audiovisivo indipendente e tali dovrebbero essere. È importante dunque, nell'analisi dell'efficacia di questi contributi, guardare non solo all'indipendenza dell'impresa di produzione, ma alla natura del prodotto. A nostro avviso, infatti, i contributi selettivi allo sviluppo dovrebbero essere unicamente dedicati a garantire l'accesso al mercato alle produzioni indipendenti di primo livello, come a garantire lo sviluppo delle opere difficili, quali opere prime e seconde, le opere di autori under 35, i documentari, i cortometraggi e l'animazione. Inoltre, è auspicabile una percentuale di contributo fissa, cumulata tra sviluppo e produzione, non inferiore al 15% del budget complessivo a consuntivo e non superiore al 50%. I contributi selettivi alla produzione dovrebbero sempre mantenere i medesimi criteri, favorendo i progetti difficili e progetti in coproduzione internazionale, anche a livello del riparto delle risorse. Ed è assicurando contributi selettivi alla distribuzione, in particolare per le opere prime e seconde e le opere di autori under 35, beneficiarie del contributo allo sviluppo e o alla produzione, che assicureremo una diversità nella nostra cultura. In ultimo, i contributi automatici. Questi dovevano essere un stimolo di carattere meritocratico al reinvestimento per quelle aziende che, avendo già portato concreti risultati culturali e o commerciali, si erano dimostrate meritorie di un ulteriore supporto al proseguimento delle attività industriali. Questi contributi sono importanti alla qualità e alla competitività delle nostre imprese e devono essere come tali gestiti puntualmente. Ad oggi portano 2 anni di ritardo e il meccanismo di concessione non è ancora a punto. Anche sui contributi automatici, ed in particolare per quelli dedicati al settore della distribuzione, sia nazionale che internazionale, riteniamo ci sia la necessità di una maggiore spinta a sostegno di quelle opere difficili che dimostrano il loro valore anche grazie al supporto della distribuzione. Concludo per dire che Agici è in generale favorevole all'insieme delle proposte fatte dal DDL Verducci, sottolineando che l'attuale legge 2020 è una buona legge che non ha ancora trovato, dopo 6 anni, una piena attuazione in linea con le esigenze dell'industria cineaudiovisiva italiana. La distinzione tra impresa di produzione di primo livello e di secondo livello deve essere attuata evitando di creare ghetti, ma sempre nell'ottica della spinta propulsiva, sia di accesso al mercato per le micro e piccole imprese, sia di crescita di campioni nazionali. In ultima, la diversità culturale e l'eccezione culturale passano dal prodotto e non solo dalle aziende, e il sostegno ai singoli prodotti deve essere chiaramente codificato e differenziato, dando spazio ai nostri giovani talenti, non solo in fase di produzione, ma anche in fase di distribuzione, creando così un sistema olistico che supporta un progetto dallo sviluppo alla sua fruizione. Vi ringrazio. Grazie Presidente, se è così gentile da farci avere in forma scritta il suo intervento, le sono veramente Certo, grato. certo. Grazie. Per Rete Cinema Indipendente, prima Maurizio Sciarra, autore indipendente e membro di presidenza, e di seguito Antonello Faretta, autore e produttore indipendente.
Dottor Sciarra, prego. Sì, buongiorno, ringrazio la Commissione per l'invito e per questa utilissima audizione. Sono stato anche presidente della Commission della Puglia, quindi diciamo che alcuni dei problemi li ho gestiti anche dalla parte istituzionale. Forse è inutile ricordare alla Commissione che eccezione culturale è il presupposto per poter entrare in quelli che altrimenti sarebbero aiuti di Stato e che come tale l'eccezione culturale rimane un presupposto senza il quale impossibile, dovrebbe essere impossibile accedere ad aiuti di Stato italiani ed europei. Una condizione è lo statuto di produttore indipendente, cosa che in Italia ancora non è stata normata, per questo siamo attentissimi a questa proposta di legge importante e innovativa. Va chiarita una situazione. In Italia le imprese produttive sono state storicamente sottodimensionate a livello di capitale sociale. La legge cosiddetta Franceschini è stata una spinta ad una capitalizzazione diversa delle imprese, cosa che è avvenuta. Vuole dire che a seguito di questa maggiore capitalizzazione di alcune imprese italiane, che si sono dimostrate in grado di accedere a mercati più vasti e più importanti, e quindi a vedere accresciuto il loro potere di investimento, queste stesse imprese hanno deciso di vendersi all'estero. Quella che oggi è l'impresa indipendente italiana spesso fa parte, o dovrebbe essere impresa indipendente italiana, fa parte di grossi conglomerati internazionali che nulla hanno del statuto di indipendenza. Allora, questo vuol dire accendere un faro sulla composizione societaria delle imprese italiane. Ripeto, molte di queste imprese che sono campioni in Italia non sono più italiane. Quindi queste norme che devono essere riformate sullo statuto di impresa indipendente, devono tenere necessariamente conto di una, come dire, rivoluzione che c'è stata in Italia negli ultimi pochi anni e che ha visto, ripeto, campioni nazionali diventare parte di imprese straniere. Questo vuol dire, dalla parte creativa, avere ceduto all'estero la capacità di produrre idee e sempre più di dover ricorrere o alla duplicazione di formati esteri o addirittura di cedere la parte più delicata e più importante, perché è quella che crea l'immaginario nazionale, a cervelli stranieri. Allora, la proposta di legge Verdini è una, come dire, importantissimo punto di partenza. Vedo con un po' di, come dire, paura, la differenza fra il primo e il secondo livello, laddove il secondo livello ancora consente una, come dire, partecipazione di fatto di grossi gruppi, perché la percentuale di, per esempio, di dipendenza, diciamo, da un unico soggetto scende dal 90 al 70%. Sappiamo benissimo che questo non è garanzia di pieno pluralismo. Allora, forse andrebbe aperta una riflessione su queste percentuali, favorendo ancora di più una accesso da parte della produzione dipendente a più soggetti produttivi. Va tenuto presente, e chiudo, che
il quadro internazionale della produzione, invece che ad un allargamento delle fonti decisionali e produttive, si sta avviando verso un forte restringimento. Restringimento che vede alcuni grandi gruppi internazionali, pochissimi, cosiddetti produttori esecutivi, che di fatto sono committenti, sono, come dire, ricevono una committenza precisa e stringata e non hanno grandi margini creativi. Questo è un quadro che va acceso. Siamo, come dire, assolutamente favorevoli a una ancora più forte globalizzazione del nostro sistema se questo salvaguarda le capacità creative e realizzative dell'industria italiana che si è sempre dimostrata all'avanguardia nel mondo. Grazie ancora. Grazie a lei, signor Sciarra. Antonello Faretta. Buon pomeriggio, onorevoli senatori, buon pomeriggio a tutti quanti i colleghi. Desidero ringraziarvi innanzitutto a nome di tutta la Rete Italiana del Cinema Indipendente per l'ascolto e per il disegno di legge 2141, il cui impianto generale è da noi condiviso. Ieri, 25 aprile, sono certo che il pensiero di molti cineasti, e non solo, sia andato anche a Roma Città Aperta di Rossellini, nel quadro attuale del centesimo anniversario della nascita di Pasolini. Questo mio brevissimo intervento vuole muovere sotto la buona stella di due grandi e coraggiosi innovatori del linguaggio cinematografico nazionale, che hanno fatto del cinema indipendente, almeno agli inizi della loro carriera, uno strumento di espressione plurale e inclusivo al racconto dei grandi temi, innanzitutto sociali, del tempo. I fasti e la grande lezione della nostra cinematografia. Parliamo del secondo dopoguerra e degli anni del cosiddetto boom economico del paese, si sono incarnati a scalare negli anni in molte personalità del cinema, ma queste hanno costituito delle rare eccezioni, in quanto il cinema stesso, la settima arte, seguendo la trasformazione della società, è diventato un fatto principalmente economico e secondariamente culturale, come diceva il collega che mi ha preceduto. Nel tempo l'immaginario cinematografico del nostro paese, al pari di molte altre latitudini, ha lasciato inesorabilmente il passo al profitto che si è consumato nel tempo con facili ricette replicabili ad uso e consumo di un pubblico sempre più passivo e sempre meno partecipe delle proprie scelte culturali. Oggi, alla luce dell'impatto devastante della pandemia su tutto quanto il comparto cinematografico nazionale, noi piccoli imprenditori indipendenti ci ritroviamo a fronteggiare un sistema esposto fortemente alla penetrazione dei grandi gruppi stranieri nel nostro sistema industriale, a discapito appunto della cosiddetta artigianalità del cinema, quella stessa che ha costituito la nostra grandezza, la nostra grandeur. La pandemia ha esposto i piccoli imprenditori cinematografici a vecchie e nuove vulnerabilità, come la difficoltà di accesso al credito, di cui si è parlato poco fa, innanzitutto, e l'inevitabile conformarsi al linguaggio audiovisivi omologanti che spesso frustrano la libertà di espressione e la capacità di arricchire l'offerta cinematografica in sala, nella sala principalmente, con contenuti ampi e plurali. Questo importantissimo disegno di legge va a nostro parere innanzitutto a restituire la giusta dignità all'esistenza dell'imprenditore cinematografico indipendente, per troppo tempo ghettizzato nella nomenclatura di produttore di opere. In tale disegno le opere difficili probabilmente troveranno nuova dignità, appunto, proprio nel considerarsi opere di innovazione, opere innovative, opere con nuovi immaginari di pari dignità rispetto al cinema industriale, che rischia sempre di più di diventare un fatto sociale per una elite, un'esclusione di professionisti e non a beneficio di un'intera comunità di professionisti. Il disegno di legge nobilita finalmente l'imprenditore indipendente, inquadrandolo potenzialmente come il nuovo motore cinematografico, utile a rafforzare il processo di rilancio dell'intero settore con nuove prospettive. Tornando a Rossellini, anche oggi il nostro cinema, alla luce della pandemia, vive una situazione,
quasi post-bellica. E oggi come allora abbiamo bisogno di inquadrarci tutti in dinamiche maggiormente inclusive, passando appunto da un modello di Roma città aperta ieri al modello di Italia cinema aperto oggi. Abbiamo adesso una grandissima occasione, quella di uscire dalla crisi del settore rilanciando l'intero comparto in un nuovo paradigma, in un quadro innovativo e plurale. Dagli anni 80 ad oggi abbiamo seguito la cosiddetta convergenza del prodotto cinematografico tra i diversi media, ieri prevalentemente nella dicotomia televisione-cinema, oggi prevalentemente nella dicotomia tra cinema e piattaforme. E in questo percorso, oggi più di ieri, matura l'esigenza di una legge quadro nazionale sulla temporalità delle uscite del prodotto cinematografico sulla stregua del modello francese, e che prende in seria considerazione tanto i pregi quanto i difetti di questa convergenza, distinguendo tra l'offerta nei grandi centri e quella nei piccoli centri. Pensiamo a quei tanti borghi che ancora oggi non hanno affatto un cinema, dove appunto l'offerta digitale può forse garantire la visibilità delle opere, la loro accessibilità, l'accessibilità dei contenuti anche lungo i cosiddetti margini del paese, di questo bellissimo paese. La convergenza va armonizzata e applicata con un abito su misura per l'Italia. Il cinema oggi, più che mai, ha bisogno del racconto di tutti i territori, svicolando da un modello romano-centrico, come si suol dire, e contribuendo così ai giusti percorsi di comunità territoriali, dove la sala cinematografica, come le biblioteche, i musei, rappresentano quei presidi culturali che in questo momento rischiano sempre di più di desertificarsi lentamente, assieme al lento spopolamento inesorabile in atto in molti dei cosiddetti centri minori. Mi avvio alla conclusione. Come Rete Cinema Indipendente ci mobiliteremo su tutto il territorio nazionale quanto prima per portare avanti le nostre istanze nel quadro dei valori dell'inclusività, della pluralità e del riconoscimento del ruolo dell'imprenditore cinematografico indipendente alla luce di questo ottimo disegno di legge che, ripeto, condividiamo e che sappiamo essere soltanto il primo mattone per la costruzione di un modello culturale cinematografico italiano maggiormente inclusivo e plurale. Permettetemi un'ultima considerazione riguardo il ruolo delle sale. A supporto di questo percorso abbiamo bisogno anche di innovare, rinnovare dal punto di vista culturale anche il ruolo dell'esercente all'interno delle sale. Oggi la sala va inquadrata sotto l'aspetto di un hub culturale, dove il contenuto tradizionale non è più sufficiente. Le nuove tecnologie, pensiamo alla realtà virtuale, la realtà aumentata, e chi più ne ha più ne metta, ma posso citare anche il gaming, Dottor sono Faretta contenuti. dovrebbe concludere. Sì, sono contenuti, vado a chiudere, sono contenuti che vanno a robustire il contenuto cinematografico in sala. Il cinema indipendente aperto è un collante di comunità, opera su scala locale a congiungere lo spettatore con la propria comunità con un senso di appartenenza e rigenerazione sociale, che soprattutto alla luce della pandemia deve far ben sperare anche sotto il profilo antropologico del nostro paese. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Grazie anche a lei. Ha chiesto la parola il senatore Verducci, prego. Grazie Presidente, ho chiesto la parola innanzitutto per ringraziare i nostri auditi, ANEC, il dottor Lorini, a Gigi, la dottoressa Marzotto, Rete Cinema Indipendente, Antonello Faretta, Maurizio Sciarra. Voglio ringraziarli anche per le parole di sostegno e apprezzamento a questa proposta di legge. Quando abbiamo lavorato a questa proposta di legge, lo abbiamo fatto innanzitutto con la consapevolezza della urgenza e della necessità di questo intervento, una consapevolezza che c'era già prima della pandemia, innanzitutto per l'impatto enorme che la rivoluzione tecnologica, digitale, del multimediale che voi avete richiamato ha sul settore cinematografico e la forza sempre più prevaricante che hanno le multinazionali dell'intrattenimento nel proprio riplasmare completamente quella che è l'organizzazione industriale legata a questo settore. E infatti questa legge nasce per un'idea di politica culturale
e per un'idea di politica industriale. E mi ricollego a quello che avete detto, questa legge non nasce per sostenere alcune categorie, ma nasce per sostenere l'intero settore del cinema italiano e dell'audiovisivo in Italia, che è tanta parte, non solo storicamente, ma sempre nell'attualità del nostro sistema industriale e del nostro sistema culturale. Si è nata allora, però poi questa legge è diventata appunto sempre più urgente, soprattutto nel periodo della pandemia. I dati sul degli spettatori in sala, veniva citato poco fa il tema delle sale, nel 2021 in Europa sono molto disomogenei, la crisi colpisce tutti ma non colpisce tutti alla stessa maniera. Abbiamo in Italia un numero di spettatori in sala all'incirca di 24 milioni, in Spagna 42 milioni, in Francia 96 milioni, quindi questo dà anche la proporzione di quanto possa essere grave la crisi con cui noi facciamo i conti e di quanto sia urgente fare in modo che il nostro sistema legato all'impresa indipendente, all'eccezione culturale, possa essere sostenuto, andare avanti per costruire quei campioni nazionali. Come siamo in sede di audizioni, però voglio concludere su un tema. Quali sono, voi avete, stiamo parlando di questa legge, avete sottolineato i punti di forza, avete anche messo in evidenza alcune cose che possono essere migliorate. Ecco, quali pensate che siano le legislazioni più adeguate in questo momento storico? Tutti voi avete rimarcato l'importanza della nostra legge di riferimento, su cui incide questa proposta di legge, cioè la legge cosiddetta Franceschini. Se noi siamo intervenuti con questa legge che chiede una definizione, è perché quella legge è così importante, però negli anni, apparentemente pochi, in realtà sottoposta all'enormità della rivoluzione incessante che viviamo, appare in realtà molto lontana e appare quanto mai necessario questo tipo di intervento. Grazie ancora. Grazie senatore Verducci. Siamo in conclusione, darei un paio di minuti per ciascuno, chi voglia naturalmente rispondere al tema posto dal senatore Verducci. Dottor Lorini, se vuole. Sicuramente sì, il tema ha bisogno ovviamente di approfondimenti, credo che questa sia la sede opportuna. Noi crediamo che l'ambito della legge, come dire, cosiddetta Franceschini possa esserlo, cioè tutti sappiamo che le leggi nascono anche per essere migliorate, ci sono altri temi sui quali noi in altri momenti chiederemo alcuni interventi, quindi se possibile agire dentro il contesto di una legge di riforma di sistema che ha comunque cambiato e indirizzato ovviamente in modo diverso tutto il sistema di sostegno all'industria cinematografica. Grazie. Grazie. Presidente Marzotto. Beh, certamente, come già detto in precedenza, la 220 è una legge migliorabile, pur non essendo una legge che è stata del tutto applicata, soprattutto per quanto riguarda il cinema indipendente. Ci sono appunto tanti anche decreti attuativi che hanno molto tardato ad arrivare, tante parti che riguardavano anche fondi di garanzia per la produzione indipendente piuttosto che hanno tardato ad arrivare, quindi la valutazione sulla 220 nel suo insieme è anche alle volte difficile da fare in termini di come è stata applicata. Oggi rivederla in base a quello che è successo, ed è successo il passaggio di un'era geologica quasi con la pandemia e tutto il resto, mi pare opportuno e decisamente le proposte fatte vanno in una direzione sicuramente più vicina a quello che succede nel resto d'Europa. Ribadisco che a nostro avviso, per quanto riguarda Agici, gli strumenti che riguardano soprattutto i crediti d'imposta probabilmente si possono gestire al di fuori della stretta eccezione culturale, come viene fatto in molti territori europei
che poi risultano nostri competitor. Quindi la nostra preoccupazione è quella di sostenere la pluralità e l'eccezione culturale e nello stesso tempo avere una vera e propria strategia industriale per il cinema italiano. Grazie. Grazie. Sciarra o Faretta? Prego. Sì, sarò brevissimo. Il quadro di riferimento continua a essere la legge Franceschini, alla quale sarebbe opportuno, che sarebbe opportuno sottoporre ad una verifica. Non mi risultano studi sugli impatti che la legge ha avuto e sarebbe il caso di farli. Come dire, una cosa che balza agli occhi è che sul tax credit vanno applicati dei limiti per ogni impresa. Non è possibile che un'impresa acceda ad una quantità di tax credit non regolata. Va posto un cap alle singole imprese per l'accesso al tax credit, vanno regolati i tempi di richiesta e di ottenimento del tax credit in modo tale da avere delle certezze. Le certezze dei finanziamenti nel cinema sono indispensabili. Nessuno investe dall'estero in Italia se non ha certezza sui finanziamenti italiani. Questo va tenuto molto ben presente. Grazie. Grazie a ciascuno di voi, buon pomeriggio e se ci sono contributi scritti li accettiamo molto volentieri. Di nuovo, grazie. Grazie a tutti voi, buon Arrivederci. lavoro. Buon lavoro. Grazie e buon lavoro.